Sì, oggi inizia l'anno scolastico con tante novità, ma sempre con tante soddisfazioni, perché la scuola di Grotta è sempre stata e continua ad essere il fiore all'occhiello della nostra comunità, con le nostre specificità e con dei ragazzi che sono il nostro vanto. Infatti tutti sappiamo che alle scuole superiori e all'università i ragazzi di Grotta danno sempre il meglio e portano veramente avanti con grande orgoglio il nome della nostra cittadina. Oggi è un giorno importante anche perché finalmente riusciamo a dotare la nostra scuola di un nuovo scuolabus. Il servizio è stato sempre assicurato, ma adesso abbiamo la presenza di un mezzo nuovo. Peraltro la soddisfazione è enorme perché alla fine dell'anno ne arriverà anche un altro. Devo ringraziare la Regione Siciliana perché ricordo che questo mezzo è stato acquistato grazie ad un finanziamento inserito nell'ambito di una norma regionale, ma devo dire che grazie anche al cofinanziamento del Comune di Grotte, che è sempre attento alle esigenze dei nostri ragazzi. Quindi una nuova bella iniziativa che si va ad aggiungere a tutte le altre che l'amministrazione comunale fa per la nostra scuola, a partire dagli interventi di riqualificazione dei vari plessi e delle varie strutture che a breve consegneremo nuovamente alla nostra popolazione scolastica e alla nostra nuova preside, della professoressa Campo, al quale va il mio personale benvenuto, e sono certo che sarà un'ottima guida per il nostro istituto. E quindi la ringrazio e la saluto ufficialmente, anche se già l'abbiamo fatto più volte, anche in altre sedi. Tante novità, innanzitutto l'accorpamento è sicuramente la novità più incisiva. Spero che riesca a fare una sorta di piccolo miracolo, cioè moltiplicare le attenzioni e non dividerle. Moltiplicarle significa dare a tutte e tre le comunità il giusto peso e la giusta responsabilità. L'attenzione delle amministrazioni locali è sicuramente un supporto significativo e oggi stiamo inaugurando questo trasporto, nuovo trasporto dei piccoli a scuola, è un supporto alle famiglie fondamentale. E ricordo che ogni investimento della politica, dell'amministrazione sui ragazzi, sugli studenti, è un investimento sulla crescita futura del paese. Cosa augura ai suoi studenti? Auguro un anno scolastico foriero di soddisfazioni, di crescita, di socializzazione e di attenzione alla cittadinanza. Oggi è un giorno di festa per Grotte e per la scolaresca. I ragazzi finalmente hanno il pulmino nuovo. Il pulmino, quello vecchio, era fatiscente, quindi comportava tante spese. Adesso finalmente è arrivato questo mezzo nuovo, i ragazzi viaggeranno più sicuri. La politica fa delle scelte ed è compito della politica servire i territori. Questa è la testimonianza di un segnale di presenza rispetto a coloro i quali rappresentano i territori in seno all'Assemblea regionale siciliana. I sindaci oggi sono in difficoltà e molto spesso non hanno gli strumenti per affrontare le emergenze e per dare risposte ai cittadini. Ecco, oggi è un bel giorno. Grazie a tutti, grazie all'amministrazione comunale che con tempestività ha avviato tutte le procedure, grazie alla buona e sana politica.